Buon pomeriggio a tutti da Taco Bell. Oggi in questa 63esima live continuiamo a studiare il giapponese insieme. Mi siamo arrivati alla 29esima lezione e continuiamo con i verbi. Oggi facciamo gli usi di ikukuro e gli usi particolari suo. Sono appunto tre verbi che hanno delle particolarità, adesso lo vedremo. Poi a fine live, l'ultima parte, continueremo a fare la scrittura kanji. Allora, adesso qua vediamo se ho controllato se funziona tutto, ma al solito perché vuoi che si blocchi qualcosa che l'altra volta c'erano dei problemi, sabato scorso, invece materia funziona abbastanza bene. Speriamo che funzioni tutto. Allora, andiamo qua. Adesso controllo se funziona il bot qua, i messaggi. Allora, vediamo qua se funziona. Ecco, allora, questi sono, sempre così, non so, questi sono i link appunto ai canali, YouTube, dove pubblico le live, perché questo qui appunto domani le pubblico sul canale YouTube, la pagina Instagram, la pagina Facebook dove metto gli annunci quando faccio appunto le live e altre cose, e la pagina Instagram dove metto le foto, vari disegni, varie cose che faccio. Poi qui mi mette anche, non so perché, sul bot fa così, ma qui doveva mettere da solo, invece vabbè. Questo è il link per il mio libro, quindi se volete sostenere questo canale potete acquistare questo libro, è un ebook, lo trovate su Amazon, sono solo 5 euro, oppure potete fare una donazione qui. Qua potete fare una donazione qui, e anche 1 euro, qualche spicciolo, quello che volete, insomma, se volete sostenere questo canale potete donarli. Quindi facciamo crescere questo canale se vi interessa, se vi piace, insomma, quello che faccio qui su Twitch e anche su YouTube. Quindi in primavera ritornerò a fare i video quando, in bicicletta, quando esco in bicicletta, quindi dopo pubblicherò lì su YouTube. E che altro? Dicevo, cose importanti, però se volete sostenere il canale facciamo crescere questo canale, quindi facciamo aumentare i follower, che non costa niente, quindi basta solo iscriversi al canale, che è gratuito. Quindi potete iscrivervi al canale gratuitamente e facciamo crescere questo canale. Allora, adesso vediamo se funziona tutto bene. Adesso qui vedo se magari tolgo quel quadratino rettangolino lo sfondo della chat, perché se dà fastidio mentre scrivo, magari lo tolgo. Comunque la chat si vede lo stesso, però. Adesso vediamo come avviene, perché non ci ho provato prima in diretta, non so come avviene. Allora vediamo dove era. Vediamo che si vede. Si dovrebbe vedere, vediamo un po'. Adesso c'è un po' il secondo di ritardo, io vedo qua. Allora, vediamo un po', dove va a apparire. Ecco, appare. Beh, è proprio qui al lato, quindi non dovrebbe dare fastidio. Semmai se dà fastidio lo tolgo. Quindi adesso lascio stare, quindi cominciamo a scrivere qua. Allora, come vedete qua, già ho provato, quindi uso di ico e di kuro, sono due verbi appunto giapponesi. Allora dice, come al solito ho detto che uso la grammatica essenziale da valedettore, quindi grammatica giapponese, che è un piccolo libretto tascabile, quindi troverete in descrizione dei video quando li pubblico su YouTube trovate i link al libro, a questo libro qua, se volete acquistare, trovate su Amazon e costa poco, costa mi pare una decina di euro, poco più insomma. E poi ci trovate anche il link al dizionario di italiano giapponese e al dizionario di kanji, li trovate in descrizione sui video che pubblico già, li trovate qualsiasi video che mandate su lezioni giapponesi, in fondo nella descrizione trovate il link per acquistare questi libri. Io non ci guadagno niente, faccio solo una pubblicità, quindi lo dico solo per i libri che uso per studiare, quindi se anche voi mi possono servire per studiare, quindi oltre alle lezioni che faccio qui, appunto in diretta, in video, se volete il libro sotto mano per leggere meglio, per ripassare, potete usare questi libri qua. E potete acquistarli con i link che trovate sul video. Volevo mettere i link anche qua, però adesso vediamo un po' se mai ci devo pensare, metto qua, magari metto il botto con quei link dei libri, adesso vediamo. Ci devo pensare. Allora, un attimo che
collego il computer, la batteria se non si scarica. Allora iniziamo qua. Allora, vediamo cosa dice qua. Allora dice questi due libri, questi due verbi significano rispettivamente andare e venire, quindi ico andare e cui venire. Il loro uso a volte non corrisponde a quello italiano e precisamente due punti poi vediamo. Adesso schiamo questo pezzetto. Un attimo che, come al solito, qui per tenere aperto il libro è un po' complicato perché essendo un tascabile è piccolo, quindi si chiude, è difficile tenerlo aperto. Allora, intanto scriviamo questo pezzo qua che dice allora, questi due verbi significano rispettivamente andare e venire. Quindi andare e venire. Il loro uso a volte non corrisponde a quello italiano. E precisamente quindi adesso vediamo. Si usa iku andare quando il soggetto si dirige verso un luogo lontano da quello nel quale si trova. E poi ci sono gli esempi, adesso vediamo. Allora, qui si usa iku, adesso scriviamo anche in giapponese. Vedete come si scrive? Iku. Ecco qua. L'abbiamo visto altre volte, quindi iku. Andare quando il soggetto si dirige verso un luogo lontano verso un luogo lontano da quello nel quale si trova qua vediamo l'esempio. Allora, intanto evidenziamo le parole. Iku, andare. Allora, vediamo l'esempio. Allora, primo esempio. Tanaka-san, hayaku kite kudasai. Signor Tanaka, venga presto qui. Quindi venga, no? E poi c'è la risposta. Hai, suku ikimasu. Sì, vengo subito. Quindi adesso scriviamo. In giapponese poi i romaji, come al solito c'è la trascrizione. I romaji, come ho detto altre volte, la trascrizione i caratteri latini della lingua giapponese. Si chiama romaji. E poi scriviamo in italiano. Allora, Tanaka-san, che sarebbe il nome, Tanaka è un cognome. Tanaka-san. Ecco qua. Allora, hayaku kite kudasai. Hayaku. Che vuol dire velocemente, cioè presto sempre. Velocemente in questo caso. Kite kudasai. Kudasai è la forma che si usa appunto come cortesi per fare una domanda, fare una richiesta. Insomma, si dice, dopo il verbo si dice kudasai. Si aggiunge al verbo, insomma. Allora, adesso scriviamo i romaji. Allora, Tanaka
sale. Via qua. Prima i cosi, quindi come ti ho fatto a Iaco Kite Udasai Udasai Sai in italiano signor Tanaka no, Tanaka 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 venga questo qui. Bene, questo qui. Allora. Tanaka serve questi due verbi, questi due kanji sono il ta, che sarebbe la risaia, e naka sarebbe in mezzo, quindi direttamente sarebbe in mezzo alla risaia. Invece il contrario è nakata, che sarebbe la risaia centrale. E secondo come si dice i kanji, cambia il significato, cambia. Sono due cognomi diversi, Tanaka o Nakata, dipende come si mette in kanji, e cambia il significato. Però comunque sono cognomi che però hanno un loro significato, dai kanji, dalle cose, hanno dei significati, come anche i cognomi nostri italiani, anche se la maggior parte delle persone non sanno il significato dei propri cognomi, però sia i nomi che i cognomi hanno dei significati. Ma qui spesso sento dire la gente, non ha nessun significato, dopo no, tutti i nomi e i cognomi hanno un significato. Che sono difficili da etimologicamente parlando da capire, da sapere, insomma, se uno li studia non è che li sa subito, di primo acchito, si trovano subito. Certi sia, alcuni un po' più difficili. Allora, la risposta, intanto qua mettiamo, no, intanto, se non si capisce qua. Mettiamo uno così, aspetta, uno. Questo tutto insieme, perché so sembra che siano due frasi diverse, invece tutto insieme. Domanda e risposta. Allora vediamo, detto la risposta è Hai Sugu Kimas, vengo subito, sì, vengo subito. Allora, Hai, che vuol dire sì? No, via qua. Via qua. Abbiamo detto Sugu Kimas. Kimas. Sugu Kimas. Poi Omachi. Ai. Sugu. Ikimas. Ikimas vedete che forma gentile, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Non è più una forma piana, la forma piana sarebbe Iku, quella del dizionario, invece questa è la forma gentile, Ikimas. Quindi sì, vengo subito. Sì. Anzi, andiamo così. Vai. Ecco, sì. Vengo subito. Ma ho scritto male. Anche perché mi è sfuggito come l'altra volta c'è una tastiera piccola. Allora. Sono soltanto a battere e batto due tasti alla volta. Ah, sì, vengo subito. E questa è la risposta. Poi, e questo è il verbo iku, andare. Ora vediamo il verbo kuru, venire. Quindi, si usa kuru, venire. Quando il soggetto deve tornare nel luogo in cui si trova in quel momento. Ad esempio, due insegnanti che si trovano a scuola diranno, qua c'è esempio, un attimo che leggo, Anata wa ashita gakko e kimasu ka? Lei viene a scuola domani? La risposta, hai, kimasu, sì, ci vengo. Quindi venire in questo caso. Noi diremo sempre, useremo sempre il verbo andare, quindi lei va a scuola, invece in questo caso si usa il verbo venire. È un po' differente. Adesso si chiama così, capite meglio, adesso ho detto a voce, però vedendo lo scritto si capisce meglio. Allora, si usa, quindi si usa kuru, kuru, qua, kuru. Kuru. Ah, venire. Quando il soggetto deve tornare, quando il soggetto deve tornare, nel luogo in cui si trova in quel momento,
quel momento. Poi, momento. Quindi, ad esempio. Due insegnanti che si trovano a scuola diranno. Ad esempio, due insegnanti che si trovano a scuola diranno. Allora, ho detto, allora, scriviamo giapponese. Allora, aspetta, prima tratti. Allora, ho detto, parata wa ashita gakko. Gakko e kimasu ka? Gakko, come tante volte la particella finale che si usa per la domanda, che non c'è bisogno di mettere appunto lo esclamativo, basta mettere il ka che la frase diventa esclamativa, diventa una domanda insomma. Allora, anata wa ashita, che vuol dire domani, ashita Gakko è la scuola. Gakko. Eccolo qua. Gakko. E che è la particella del moto luogo. Kimasuka. 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 Quindi io magi. Cos'è? Ah, ti è venuto fuori troppo, che non so che fa così. Niente, si è bloccato il. Lo tolgo. Va via. Un attimo, quel quadrato che vedete bianco, la sua è che si è bloccato il coso di Streamlabs che fa gli annunci, i messaggi, cosa. È quasi andato così. Non so perché fa così. È un po' di tempo che prima funzionava bene, adesso. Un po' di tempo che all'inizio parte, poi si blocca e diventa bianco, non so perché, non funziona più. E gli annunci che fai, insomma, una volta che fate in sabato, fate, adesso in sabato si possono fare, perché alcuni non sono filati, poi una volta che fate una donazione o un follower o qualcosa, arriva l'annuncio, no? E purtroppo si blocca, non so perché, fa così. Ho provato a controllare, ma non capisco dove l'errore. Vabbè, comunque, continuiamo qua. Adesso ho chiuso, quindi se fate un foro o qualcosa, ditemi in chat perché non lo vedo. Allora, dicevo, in Roma C, Avanata, qua. Allora, Ashita, Gakko, ecco, allora, qua ci vado, la lunga, che appunto, Gakko, quindi allungata. Un attimo che la cerco, eccola qua. Gakko e Kimasuka. Kimasuka. Quindi italiano. Lei viene a scuola domani. Lei viene a scuola domani. Punto di domanda. Qui ci va perché è italiano, quindi dov'è? Ci va appunto domanda. Ah, quindi diamo sempre uno, che sennò si confonde tutto. Uno. Qui c'è domanda e risposta, no? Quindi risposta, hai kimasu, sì, ci vengo. In questo caso sarebbe sì, venire, però insomma, si usa kuru, un italiano userebbe appunto vengo, cioè venire, cioè andare, no? Sì, ci vado, no? No, in questo caso si tiene kuru, perché è lui che sta. In questo momento stai a scuola e dice che domani ritorna a scuola, cioè viene a scuola, anche se adesso sta già a scuola, quindi sta già in quel luogo. Insomma, il giapponese è un po' contorto in questo modo di pensare, di ragionare. Però fanno così, quindi. Allora, quindi il nome giapponese, hai, no, non l'ho preso. Un attimo che. Allora, hai. Kimasu. Punto. Roma C. Ai. Kimasu. Quindi sì, ci vengo.
ci vengo. Ok, e qui abbiamo fatto. Allora, se si trova altrove, ecco qui la difesa, nella risposta sarebbe obbligatorio l'uso di IQ, e quindi se si trova altrove, quindi cambia. Quindi portate questo. Se si trovano altrove, nella risposta sarebbe obbligatorio l'uso di IQ. Sarebbe obbligatorio l'uso di IQ. In questo caso, cioè Andrei, cioè se si trova un'altra parte, cioè se uno sta a casa, dice, oppure in un altro luogo, qualsiasi posto, insomma, magari si incontra per strada, dice domani vai a scuola, e lui non risponderebbe Ikimasu, ma risponderebbe Ikimasu con due. Un attimo, mi è sgusciato la pagina. Allora, sarebbe Ikimasu, risponderebbe Hai Kimasu, Ikimasu, quindi come la frase precedente. Appunto perché si trova in un altro luogo, quindi non è quel luogo lì. Quindi risponderebbe Iku, Ikimasu. Allora, qua ci hanno trovato qua Italia. Abbiamo spazio. Allora, dice. In composizione con Mozu, avere, nella sua forma te, forma te, i due verbi assumono il significato di portare un oggetto. Ecco qui cambia questa cosa importante. Allora, mettiamo in composizione con Mozu. Avere nella sua forma te, nella sua forma te, abbiamo visto la volta precedente che c'è la forma te del verbo, no? E vedete nelle lezioni precedenti che ho fatto, i due verbi assumono il significato di portare un oggetto, assumono il significato di portare un oggetto. Adesso vediamo gli esempi. Portare un oggetto. Allora, iniziamo. Qua mettiamo corsivo, anche qua forma te. E qua vediamo invece il grassetto, avere. Punto mozzo di avere. Quindi vediamo l'esempio. Vediamo sempre uno qua. Così. Allora dice. Kanojo ni hana o motte itte kudasai. Portami dei fiori. Letteralmente vai avendo. Sarebbe vai avendo dei fiori. Cioè, portami dei fiori. La risposta. Watakushi di hana. Anzi, sono una risposta, sono due fasi diverse, quindi, con i due verbi, appunto. Allora, il primo è appunto Kanojo ni hana wo motte itte kudasai, cioè porta dei fiori, letteralmente vai avendo questi fiori, avendo con te, sarebbe, no? Poi l'altro invece è Watakushi ni hana wo motte itte kudasai, quindi porta dei fiori, letteralmente vieni avendo, quindi vai o vieni, anzi porta, avendo mai. Porta dei fiori. Allora, adesso lo scriviamo così, capite bene. Allora, qui in giapponese. Kanojo. E? Kanojo sarebbe lei, quindi a lei, sarebbe a lei. Porta a lei, sarebbe. Kanojo di Hana. Hana, che sono i fiori. Ecco qua. Hana. Hana, oh. Motte itte
cosa sai? Motte, che è la forma in te, appunto, di mozzo. Motte, it, it, udasai, udasai, si può scrivere appunto sia, come ho visto prima, tutto in agana, quindi qua scrivo kudasai, lo scrivo qua un attimo, lo faccio vedere, kudasai, quindi così, udasai, oppure con questo kanji qua, ku, che diventa kuda, sai, su questo si legge kuda, e poi sai, quindi si può scrivere in due modi, o tutto in hiragana, oppure col kanji e poi hiragana. Poi i romaci, abbiamo detto kanojo, kanojo di, cioè a lei, hana, o, che è completo certo, quindi i fiori, morte it kudasai, morte it kudasai, cioè portale, quindi in italiano sarebbe portale a lei, cioè portale dei fiori, tra parentesi letteralmente, vai avendo, cioè vai da lei avendo dei fiori, vai avendo. Allora, questo qua segniamo tutto, allora qua il verbo, questo qua, guardate cosa sai, qua. Vai avendo, così, vai avendo, qua, deve minuscolo perché anche se c'è il punto è sempre. Vai avendo, mi porta i fiori a lei, canoce a lei. Invece la seconda frase, abbiamo detto è Watakushi bi hana o morte kite kudasai, quindi portami dei fiori, letteralmente vieni avendo, cioè porta i fiori a me. Infatti Watakushi è io. Allora, Watakushi. Allora, qua, da qua, Watakushi ni, abbiamo detto, hana wo, sempre i fiori, hana wo, motte, sempre motte, kite, caso kite, udasai. Kite kudasai, kudasai, questo qua, punto. Ok, scriviamo i romaji, Watakushi, Watakushi ni, no, Watakushi ni, hana, morte kite kudasai, questo mettiamo, non so se sentite la suonare, ma è di fuori, stavano suonando un clacson, non so chi è, non so se si sente sul microfono però. Allora, portami dei fiori. I fiori. Letteralmente, detto, letteralmente, vieni avendo. Vieni avendo. Avendo con te dei fiori. Quindi vieni avendo. Avendo dei fiori. Molto vedete la differenza, appunto. Porta dei fiori, secondo come vai, quindi se porta, cioè vai verso, vai da lei, mi si usa il verbo avere più it, cioè vai avendo. Se invece devi portare a me, cioè io dico portami qualcosa a me, allora vieni avendo, quindi kite kudasai, morte kite kudasai. Quindi prima il verbo mozu, poi il verbo kuro,
venire. E poi, appunto, sai che appunto è quello che serve alla chiesa, no? Come ho detto prima. Proviamo, seguiamo. Allora, dice, in composizione con sureu, accompagnare, nella sua forma te, i due verbi si comportano allo stesso modo, assumendo il significato di accompagnare, portare una persona. È lo stesso concetto di avere, quindi di mozzo. Invece con sureu diventa accompagnare, e accompagnare e portare una persona. Si chiama questo. In seconda lega, lo stesso concetto che abbiamo appena visto. Allora, in composizione, abbiamo detto. In composizione, 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 con sureo, sureo, questo qua, no, non è questo qua, mi dà un calcio diverso, perché, come lo dà? Qua nel libro c'è scritto un kanji, qua invece il computer mi ha detonato. Vediamo un po' qual è. Su, scrivo su, mi sa scrivo là. Su, niente, mi dà un kanji diverso, adesso come facciamo qua? E qua sul libro da un kanji invece il computer mi ha detonato. C'è il computer. Adesso qua come facciamo a trovarlo. Allora. Su Ero. Ah, no, è un po' complicato, vediamo un po' come facciamo. Ecco, atto. Su Ete, no, voglio, su Ero, su E, abbiamo trovato, fortuna. Era un kanji diverso. Quindi, abbiamo detto su. Su Ero, su Ero. Che vuol dire, appunto, accompagnare. Accompagnare. Nella sua forma in te. Infatti vedete che quando ho battuto mi dà su ete, non su ero. In te, i due verbi. Verbi, cioè i cui verbi, si comportano allo stesso modo, si comportano allo stesso modo, assumendo il significato di accompagnare, portare una persona al sopra. Adesso qua gli esempi non ci sono però. No, gli esempi ci sono però. Portare una persona, una persona. Allora, qua inizio. Accompagnare. Quindi sarebbe suete ite kudasai o suete kite kudasai, sarebbe, no? In questo caso accompagnare una persona, quindi sempre di, invece di, in questo caso invece di portare dei fiori, sarebbe, insomma, adesso io voglio una frase così a mente, perché non c'è esempio, sarebbe portami, non so, il tuo amico, adesso portami il tuo amico, allora sarebbe il tuo amico, adesso vado a mente, watashi no, tomodachi sono amici, tomo, anzi tomo amico, watashi no tomo, o, abbiamo detto, suete ite kudasai, quindi portami tuo amico. Anzi, porta, in questo caso sarebbe porta. Porta il tuo amico,
è questo qua, questo esempio qua giù, cioè vieni avendo tuo amico con te, quindi sarebbe, aspetta, trovo una frase più facile, no, di essere persona, accompagnare, quindi una persona, quindi, vabbè, poi abbiamo fatto amico, quindi, se mai lo scriviamo adesso, perché trovo, so che qua esempio non c'è, un attimo che guardo. Cosa? Tomodachi sarebbe plurale, però sarebbe Tomo, insomma, Tomo, Tomodachi, amici, amici, Tomodachi plurale, Tomo, Tomodachi, insomma, Tomo è amico, quindi sarebbe, in questo caso, Watashi, portami, a me sarebbe Watashi di, Tomodachi o, su rete, chi te cosa sai, questo porto a me. Invece porta qualcuno, quindi su casa a lei, quindi porta lei, sempre un amico, diciamo sempre la frase amico, quindi Kanojuni, Tomo, su rete, ite kudasai, sarebbe, in questo caso. Vogliamo fare, cioè, scriviamo, abbiamo questo e capiamo tutto, senza stare a scrivere tutto. Lo faccio, visto che qua sul libro non c'è, vediamo come diciamo. Allora, adesso qua come diciamo. Allora, questo qua, sempre a lei, porta un amico. Quindi qua cambiamo, invece di Anawo, ci mettiamo Tomo. Andiamo da. Dice Tomodachi, beh, facciamo Tomodachi qua. Tomo, e Tomodachi qua. Su rete, qua ci va su rete. Su, ecco qua, su rete. No, qua su rete. Ah, su rete. Partiamo qua. Su rete. Su qua va tolto, in più. Su rete. Vedete, ite kudasai. Quindi qua ci correggiamo. Niente. In questo caso Tomodachi va Tomodachi. Oh, sempre. Adesso io faccio appunto un'aggiunta perché nel libro c'è. Così vedete proprio su rete. Facciamo su rete ite kudasai. E questo qua l'ho messo in corsivo così, su rete ite kudasai. Quindi a lei, no? Porta, in questo caso, degli amici. Porta degli amici, amici. Quindi vai avendo degli amici. Invece qua giù, cambiamo, cioè porta degli amici, porta degli amici, qua cominciamo, sarebbe Tomodachi, porta me, Tomodachi, o, abbiamo detto, curete, suete, anzi suete, suete, kite, kudasai. Adesso qua sostituiamo, allora. Qua mettiamo Tomodachi, Tomodachi, e qua mettiamo Tsurete, Tsurete, ecco qua. Quindi, Watashi ni Tomodachi wo Tsurete kite kudasai, e portami degli amici, vieni avendo degli amici. E questa è la frase appunto. E qua nel libro non c'è, però invece l'ho messa appunto per, visto che la spiegazione la dice, però si capisce meglio con un esempio. Allora, ultima cosa. Espressione italiana andare a fare qualcosa e proseguire oppure tornare viene resa con la forma te del verbo seguita rispettivamente da iku e ku.
Andare non si traduce. Qua esempio dice: Shokuchi wo shite ikimasu. Vado a pranzare e poi vado via. Oppure un altro esempio: Shokuchi wo shite ikimasu. Vado a pranzare e torno. Cioè, vado e torno. Vediamo anche questo. Allora, espressione italiana. Dice. Aspetta, devo rimettere, non ho messo la scrittura italiana. Abbiamo detto. Espressione italiana. Sta laggando, no? Sta laggando un po'. Allora, espressione italiana. Andare a fare qualcosa e proseguire. Andare fare qualcosa e proseguire. E proseguire oppure tornare e andare a fare qualcosa e tornare tornare viene resa con la forma te viene resa con la forma te. Ho scritto variato. Con la forma. Sta lagando un po', qui vedo che è un po' in ritardo la scrittura. Viene resa con la forma te. Resa la forma te del verbo. Del verbo. Seguita rispettivamente. Seguita rispettivamente. Da iku e kuru. Andare non si traduce. Andare. Io che dà un po' fastidio. Sto scrivendo un po' fastidio. Rispondo dalla chat, se mi ricordo. Aspetta che tolgo, rispondo dalla chat, perché mi dà un po' fastidio. Allora, dov'è? Rispondo dalla chat, ecco qua. Tolgo perché dà un po' fastidio. Allora, abbiamo detto andare non si traduce. Non si traduce. Adesso vediamo gli esempi. Allora, aspetta, andiamo. Forma te. Forma te. Il verbo si prende da iku e kuru. Quindi iku. E kuru. Sono. Vogliamo fare, abbiamo quasi fatto il suo pezzo, poi facciamo la forma particolare di suo. Quindi, esempi. Allora, facciamo esempi. Allora, Shokuchi wo shite ikimasu. Shokuchi. Ah no, non ho messo, non mi ha messo il giapponese. Allora, Shokuchi. Eccolo qua. O shite ikimasu. Shite ikimasu. Ikimasu. Come mette il verbo? E il kanji. Allora facciamo prima shite. Shite poi ikimasu. Ikimasu. Se no non mette il kanji. Quindi abbiamo detto, i romanci,
facciamo cuci o cite cite ikimasu, in italiano è vado a pranzare e poi vado via. Pranzare e poi vado via. Ikimasu. Quindi vado, quindi noi ripetiamo diciamo due volte, dove guardare, e poi vado via. Ma invece non c'è, verbo, qui dove guardare non c'è. C'è solo shokuji, quindi a pranzo, o shidekimasu, poi vado via. Letteralmente, cioè vado a pranzare e poi vado via. Altro esempio, shokuji, sempre. Shokuji. O, shite kimasu. Shite kimasu. Kimasu. Shokuji o shite kimasu. Vado a pranzare e torno. Vado a pranzare e torno. Quindi qua sempre di qua kimasu. Quindi vado, prima vado non c'è, di andare, è sottointeso. Prima andare. E c'è e torno. Cioè faccio il pranzo. Perché uscite sarebbe fare, quindi direttamente sarebbe faccio il pranzo. Shokuji wo shite, cioè faccio il pranzo e torno, e poi torno. Apposta non c'è il vado, perché sarebbe faccio il pranzo, quindi vado a pranzare sarebbe letteralmente. Allora, con questo abbiamo fatto. Abbiamo finito. L'uso di ikkoku. Ora vediamo l'uso particolare di suo. E poi facciamo un po' di disegni kanji. Allora, vediamo un po' qua, siamo a fine pagina. Quanto c'è? Vabbè, facciamo, comunque facciamo. Metto un'interruzione di pagina e facciamo un altro capitolo. Allora. Titolo. Uso particolare di suo. Uso. Particolare di suo. Aspetta, questo mettiamo centrato, sento un titolo. Ok, allora, vediamo cosa dice. Aggiungendo suo fare a numerosi sostantivi sottengono verbi di significati corrispondenti, di significato corrispondente, quindi a sostantivo, basta aggiungere suo a sostantivo, infatti come ho visto prima, l'esempio precedente, no? Perché shit sarebbe suo, no? Dato che ritorno su. Shokuji wo shite, shit sarebbe suo, quindi è la forma intenta del verbo suo, quindi sarebbe fare il pranzo, quindi pranzare, tramite diventa pranzare. Per fare il pranzo. Quindi adesso vediamo gli esempi. Ah, vai giù. Faccio una cosa. Ah, vediamo gli esempi. Ah, questo è male, facciamo una tabella, vediamo un po' se ci va a fare una tabella. L'altro sto pensando se è meglio fare una tabella. Allora, scrivo così. Sarebbe utile. Beh sì, la tabella viene. Facciamo la tabella. 3x2.
Facciamo, qua, se no, facciamo la tabella. Allora, 3 più 2. No, anzi, 2 per 3. 2 per 3, sono 3. 2 per 2. Ok. Adesso qua scriviamo la versione appunto, della parola con la versione della frase, del verbo. Allora, aspetta, aggiungiamo un altro, vediamo cosa fa bene, allora, qui iniziamo, sostantivo. No, dobbiamo fare, allora così facciamo così. Allora, sostantivo, e qua, verbo. Verbo, maiuscolo. Verbo. Quindi, allora, sento, accento, accento, ecco. Allora, quindi facciamo. Benkyo, studio. Adesso mi scriviamo le tre parole. E scrivo tutte vicine, sia in giapponese che in romaji che in italiano. Benkyo. No, non mi ha dato, sempre così. Capisco perché non lo dà. Allora, vecchio. Vecchio. Allora, vediamo un po', vecchio qua. Questo sì. Controllo se è giusto, perché certe volte il computer mette kanji diversi. Vecchio. Adesso mi scrivo tutti e tre, dopo scrivo i romaji. Allora. Shokuji, pranzo. Abbiamo visto prima. Shokuji. Qua. E poi c'è Aesatsu, saluto. Aesatsu, da. Questo qua. Poi c'è questo qua, sì. Ok, ora. Abbiamo detto Benkyo. Benkyo. Quella ho scritto male. Benkyo, quella ho allungata. Vecchio. Allora, vecchio. Abbiamo detto studio. Cioè lo studio serve. Faccio un nuovo spazio. Guardate che oggi compite un po'. Fa un po' le pizze. Ecco. Ho messo lo spazio. Allora, abbiamo detto Shokuji. Pasto, pasto, il pasto e Aesatsu, saluto, saluto. Allora, questo facciamo così. Così. Ok. Qua vediamo i verbi corrispondenti. Quindi, scriviamo giapponese. Ah, benkyo suru, studiare. Benkyo suru. Qua. Benkyo suru. Studiare, poi. Shokuji suru, abbiamo visto l'esempio sopra. Che è pranzare e Aesatsu su salutare. Aesatsu su. Su e salutare. Adesso scriviamo. Devo togliere. Copio da qua, non c'è bisogno di scrivere. Allora, benchio.
su questo qua, va. Ya sé, in così, su ya, ya. Ciò cuci su panzare, panzare, e l'ultimo l'ho detto, e salzo su salutare, ai, ai, salzo su salutare, salutare, ah, questo facciamo, e continuo. Attivo che sta salvando, ecco, così, e questo invece in cassetto, quindi studiare, avanzare e salutare. Ah, non ho scritto, sono ascoltato di scrivere la regoletta, ho scritto solo, ho fatto la colonna, non ho fatto, non ho scritto la regoletta, devo scrivere, allora, sono dimenticato di questa, allora dice aggiungendo, sono dimenticato di scrivere la regoletta, aggiungendo, su, fare, fare, a numerosi, numerosi sostantivi si ottengono, ottengono, ottengono i verbi di significato corrispondente, i verbi di significato corrispondente, corri rispondente, ecco, mi ho dimenticato di scrivere la regoletta, ok, diamoci un esempio, Mario wa nihongo wo benkyou shimashita, Mario ha studiato il giapponese, vediamo un esempio. Mario, Mario si scrive con i katakana perché sento un nome straniero, cioè il giapponese è un nome straniero. Qua, quindi si scrive in, aspetta, senza spazio. Qua, si scrive senza in katakana perché è un nome straniero. Nihon, Nihon, Go, che è la lingua giapponese, non Go. Questo è il kanji che si usa, Go, per la lingua. Italiano, Italia, Go. Vecchio, 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 Shimashita, qua non c'è, lo scriviamo vecchio, Shimashita, cioè ha studiato, quindi Mario, Mario, qua, Nihongo, Go, Go, vecchio, chi, o, però allungata, vecchio, vecchio, Shimashita, Shimashita, quindi Mario ha studiato il giapponese. Ha studiato il giapponese, giapponese, quindi ha studiato, certo, e qua vecchio Shimashita, ok. Vediamo,
Allora, è possibile che tra il sostantivo e su si trovi la particella o, la posposizione o. In tal caso, il sostantivo diventa il normale complemento oggetto di suo. Quindi cambia. Allora, è possibile, diciamo. Possibile. Aspetta che vado un po' più giù, se no qua, tutta casa. Allora, è possibile che tra il sostantivo il sostantivo. Dai, oggi scrivo sostantivo e suo si trovi la posposizione o si trovi la posizione o in tal caso il sostantivo caso il sostantivo diventa il normale complemento oggetto di suo. Diventa il complemento. Dai, complemento oggetto di suo. Adesso diamo esempio. Suo. Metto evidenzio le parole o posizione o serve questa qua, no? Questa qua. Allora, vediamo esempio. Allora, si fa la fase precedente. Mai wa nihongo no benkyo wo shimashita. Ah, sì. Sì, vecchio, ci lascio. Sì. Ok. No, non l'avevo visto bene, non stavo capendo. Ah, quindi esempio. Mario, ma non mi dà mai il giapponese. Com'è? Allora, quando cambio la scritta devo dire giapponese, mi conviene. Allora, Mario. Mi fai. Metto Mario. Sì, Mario. Mario. Qua. Yongo. Uscita. Uscita. Quindi non così, abbiamo detto Mario. Mario qua. Ha. Mario qua. Anzi qua. Mario qua. Mario qua. Vecchio, vecchio, quella sempre allungata. Vecchio, shimashita. Shimashita. In italiano,
Mayo ha fatto studi di giapponese, perché Nyong'o, Nyong'o, no, quindi è diretta come tu, specificazione, questo è no, diretta come tu, di cosa studiamo di giapponese, quindi è come tu diretta qua, quindi ha fatto che cosa? Studi di che cosa? Di giapponese, quindi come tu, specificazione di giapponese, quindi Mario ha fatto studi di giapponese. Allora, vediamo, evidenziamo qua, verbo, l'ultima cita, ha fatto studi. Ha fatto studi giapponese. Allora, tra i verbi composti di suo, è bene ricordare quelli formati con sostantivi di origine straniera. Per esempio, adesso vediamo l'esempio. Allora, qua ci sono un po'. Come l'ha messo? Ah, è lo stesso schema di sopra, però l'ha messo un po' diverso. Allora, abbiamo detto. Tra i verbi composti. Verbi composti. Di suo, è bene ricordare, quelli formati, formati con sostantivi di origine straniera, con sostantivi di origine straniera. Per esempio, allora, dobbiamo fare un'altra tabella. Vediamo perché è fatta un po' in modo diverso da quella sopra. Allora, la si c'entra tutto, si ci dovrebbe entrare. Allora, vediamo quanti sono. 1, 3, sempre 3. 5 per 2 come sopra, anzi facciamo 4 perché c'è il tiro, 3, abbiamo tutte 2 per 4, ma qua serve sostantivo, sostantivo, la maiuscola, sostantivo e verbo. Verbo. Allora, adesso qua prima scriviamo come qui lo facciamo, no? Scriviamo tutta la parola, sia in giapponese che in romaci che in italiano, e poi il verbo accanto. Allora, baku appu, backup, sarebbe baku appu, incenso, sostegno. Qua per sostenere. Adesso vediamo se riesco a scrivere tutti perché con il katakana un po', certe volte viene un po' difficile. Allora, così, però, katakana. Un attimo, cercare dove è il katakana. Ah, che si intende. Allora, katakana. Allora, ho detto Baku. Baku, andiamo solo là. Baku, poi c'è il punto, che il punto si serve per distanziare le parole. Sarebbe il trattino nostro. Trattino tra la parola e l'altra si usa il punto. Baku, appu. Appu. Baku, appu. Adesso scrivo tutti, dopo scrivo anche in Roma c'è in italiano. Poi, boicotto, che serve boicottaggio, boicotto, andiamo su da. Boicotto, è giusto. E l'ultimo,
present, sarebbe present in inglese, dai, dall'inglese da present. È chiaro, sarebbe. Ah, present. Present. Ora scriviamo i romaci. Baku Apu. Mi sarebbe italiano sostegno. Sostegno. Poi abbiamo detto. Boicotto. Boicotto. Mi sarebbe boicottaggio. Italiano. Boicottaggio. Taggio. Poi c'è. Ue sento. E sarebbe regalo. Regalo. Allora, quindi qui sentiamo il prossimo. Questo qua. Prossimo. Mentre se vuoi mettiamo in gassetto un attimo che salva programma, intanto il computer salva programma qua, un cartaggio regalo. Oggi i canci facciamo un po' pochi perché sono qua si fa tardi. Allora, quindi adesso vediamo la forma appunto del verbo. Allora, vediamo qua. Allora, copio tutto il vettorale, poi aggiungo il pezzo, se no qua a rischiare tutto di volta. Ecco, allora, qua aggiungiamo adesso il verbo su. In hiragana, poi sempre suono, va che su, quindi apro qua, apro, suono, e sostenere, sostegno, ma sostenere, sostenere. Ma invece boicotto su e diventa boicottare. 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 Magari. Boicottare. E qua presento su e regalare. Regalare. Ok, questo è per appunto. Vedete? Da back. Backup sostegno, backup su sostegno, facciamo quasi in più. Boicotto, boicottaggio, boicotto su, boicottare. Pure sento, regalo, pure sento su, regalare. Questo è d'origine straniera, nome d'origine straniera. E questo abbiamo finito. Questo è. Abbiamo finito oggi. Il dizionario facciamo, la grammatica facciamo un po' lì. Le tue canci. La prossima volta iniziamo il verbo essere. Verbo essere. Adesso vediamo quale faccio. Sono due forme, cioè la forma di esistenza e la forma di identificazione. Quindi io esisto e identificazione. Dopo vedremo la prossima volta. Allora. Adesso qua. Dato che prendo il libro dei canji. Facciamo qualche kanji, giusto? Perché facciamo sempre, quindi facciamo anche oggi. Altro qua salviamo. Salvo. E chiudo. Chiudo. Allora. Ora apriamo il paint. Allora, questo è il paint. Da fastidio. Via. Allora, apriamo il paint.
attimo che allora questo lo chiudiamo, apro il paint, vediamo se si vede. Ah, si apro il paint, si deve vedere, ecco qua, si vede, sì. Ok, abbiamo il paint. Adesso quanto ritardo c'è, un po' il secondo di ritardo, comunque io lo vedo. Allora, vediamo cosa facciamo. Un po' di calci. Vediamo cosa possiamo fare. Allora. Ok. Allora, facciamo questo. Toki o G, che è il tempo. I calci del tempo. Momento tempo. Si usa tempo, ora si usa per orario, insomma, per scrivere orario. Toki è la lettura kun, quindi in giapponese, e G è la lettura on, quindi cinese. Quindi Toki si scrive in katakana, in hiragana, e G in katakana. Come ho detto altre volte, il kanji si scrive, appunto, cioè la sua scrittura, la sua forma, però sui dizionari si trova di fianco la trascrizione in hiragana o katakana, appunto per farlo imparare anche ai bambini, ma anche ai stranieri. Cioè i bambini a scuola imparano, visto che prima la cosa che imparano è hiragana e katakana, poi da lì impara la lettura del kanji, appunto, essendo i kanji con letture diverse, con pronunce diverse, per imparare come si pronunciava, cioè di fianco si scrive la lettura, in hiragana o katakana. Allora, Toki, 10 tratti. Allora, ti prendo la matita, se no mi scordo di segnare. Allora, iniziamo subito. Allora, inizio. Anzi, ho sbagliato, scusate. Perché è importante sempre qua così dice ni o san yon poi e giù, ecco qua, questo qua deve fatto un po' più piccolo, però è venuto troppo grande, se mai lo cancelliamo, lo facciamo, perché è un po' più piccolo, ecco, ma se mi prendo la matita un po', si è spostato, ecco, sposta sempre qua, così, sì, ok, e deve più proporzioni, quello che facciamo un attimo, così. Ecco, un po' più piccolo. Così. Mi viene sempre storto, però. Questo è Toki. Ah, Toki in hiragana. In lettura cinese. In lettura giapponese. Allora, scriviamo Toki. To. E scriviamo Ki. Toki. Invece la lettura cinese è G. Aumento così, G. Così, ecco G. Appunto vuol dire tempo ora. Infatti G cade è il tempo l'ora, un'ora. QG, 60 minuti. No, sì, scusate, ho detto male. Il tempo un'ora è Chikan. Il tempo un'ora. Invece Kuji sono 9. Kuji, cioè il Q, cioè il numero 9, e G. Quindi sono le ore 9. Invece Chikan vuol dire il tempo, vuol dire anche un'ora, una singola ora. Per qua sul funzionario mette le frasi, le parole tutte un po' attaccate, no? Capire un po' come comincia la frase, finisce l'altra, poi finisce. Allora, vediamo qua, adesso qua nel verbo. Okiru, alzarsi il mattino, oppure okoru, accadere, avvenimento, okosu, far alzare, quindi altri significati diversi. Tutti con lettura,
e tu la conosci in giapponese. Quindi se per alzarsi al mattino pure accade qualcosa. Sono 10 tratti, allora, 10 tratti, facciamo qua giù. Quindi questa è una sola lettura, cioè a varie letture, però solo quella giapponese. Allora. Sale, perché con il mouse è sempre un po' difficile scrivere sale. Poi adesso per contare un attimo. E giù, così. Ecco, è un po' male, insomma, è questo. Sì, questo qua. E quindi questo è Okyu, alzarsi, cioè, allora, tutti scritti in Hiragana, o tra parentesi Kyu, che ora dice. Ah, quindi alzarsi il mattino serve. Quindi scriviamo Okyu. Allora, vediamo, scriviamo la O. Oh. Tra parentesi Kyu. Oppure, vediamo, schiamo sotto perché sempre. Koru, che vuol dire accadere un avvenimento, quindi accade qualcosa. Quindi scriviamo qua sotto. Sì. Tra parentesi. Coro. Oppure, o cosu, mi fa alzare qualcosa. Lo schiamo sempre qua. Lo metto una virgola qua, una virgola, e poi lo scrivo sempre qua vicino. O, sempre o. Gli altri significati diversi. Cosu. Tre significati diversi. Attimo, è caduto. Non è andato. Attimo che mi è caduto un segnalino, dopo lo cerco, lo recupero dopo. Allora, che altro ci vediamo? E poi un altro, se no, metto il segno della pagina. Allora, vediamo che più alto possiamo fare. Ah, questo è collegato come precedente. Osoi, essere tardi. Okureru, essere in ritardo. Quindi alzarsi, essere in ritardo. Quindi sono collegati, no? Come semantica, come significati. Rischiamo anche questo. Andiamo più giù. E scriviamo anche questo. Questi sono 12 tratti. Allora, andiamo qua. Ichi. Ni. San. Come sa? Che non ci vuole. No. Ho scritto dopo. Dopo a sinistra non mi sento perché c'è un'altra parte da scrivere dopo. Poi facciamo qua. Ichi. Ni. San. Poi. Non. Loco. Loco. Non. Maci.
ci guarda, ottimo. Giù, sì. Giù. Poi qua. Luigi e Giulia, ecco qua. E questo è Osoi, essere dati. Ah, quindi sempre di lettura Acuna, già può eseguire. Ah, scriviamo Osoi. Quindi Ida, Iragana. O. So, adesso è un po' difficile scrivere con il mouse perché è uno di quei segni che sono un po' difficili. Vediamo se riesco a farlo. Mi viene sempre male con il mouse. Appena viene meglio. Scritto appena viene molto. A mano cioè viene meglio. Vediamo se riesco a scrivere. Allora, fino a qua ci vengo. Guardavo qua. Così. Vediamo se riesco a farlo un po'. Meglio così come viene. Viene un po' magro. Oso i. I perché è appunto un aggettivo. Oso i. Non mi piace, è fatto male un po', so perché non riesco. Aspetta, riproviamoci perché. È possibile che non riesco a scrivere il so. Vediamo qua se riesco, sì. Allora. Oh. So, vediamo se riesco. Allora, devo andare qua, e poi di qua, e girare un po'. Un po' meglio, insomma. Non so, e adesso ho fatto male, voglio vedere, o il mouse è difficilissimo scrivere, ma non so, e eccomi un po' meglio, non so, essere tanti, mentre, questo è un aggettivo, mentre il verbo è oculero, essere in ritardo, in questo caso, cioè ritardare sarebbe, qui essere in ritardo, che è un verbo, quindi lo scrivo qua, lo metto via qua, oculero. Tra parentesi. Allora, l'altro controllo funziona. Allora, ecco qua. Osoi, oculero. Quindi essere tardi, cioè tardare, e essere in ritardo proprio, il verbo tardare. Cosa c'è? E poi qua c'è, ecco, mettiamo tutto in fila. Io, notte. La notte. Quindi, io e io è la lettura cuna, è giapponese. Ya è la lettura cinese, quindi on, lettura on. Sono 8 kanji, è 8 tratti, anzi. Allora, vediamo. San, Yon, O, Oku, Yana, Yachi, otto tratti, quindi Yoru. Quindi scriviamo io. Fatto male. Mi è sfuggito. Io. Oggi scrivo male. Io. Oppure io. Semplicemente io. E la lettura appunto kun, quindi giapponese, invece la lettura cinese è ya, scritto in katakana. Queste sono le note. Yonaka in piena notte.
sarebbe Yonaka. Naka sarebbe, so, avete visto lo stesso kanji di prima di Tanaka, cioè questo qua. Adesso lo scrivo velocemente per far vedere. Questo qua. Questo. Ecco qua. Questo. Adesso è un po' corto, però così. Ecco questo, questo qua. Quindi Yonaka. Yonaka sarebbe in piena notte. Adesso questo lo cancello. Ah, questo segniamo, così lo ripetiamo. Qualche ore sono. Vediamo, facciamo un altro 1, 2, adesso vediamo. Ah, vai, facciamo tutte le serie qua. Neu, Shin, dormire. O anche nel caso, far dormire. Quindi, Neu è la lettura Kun, giapponese, e Shin invece è la lettura On, cioè cinese. Nel caso invece far dormire è la lettura kun, solo giapponese. Allora, adesso vediamo se scrive 13 tratti. Allora, sana. Allora, vediamo un po'. È scritto più o meno sulla parte superiore qua, adesso la cancella la rifaccio perché è troppo staccata. La rifaccio questa parte. Sì. Allora, la rifacciamo. Scritto più vicino. Così. Ecco, così è meglio. Ecco, così è meglio. Sì, vabbè. È venuto abbastanza bene. Abbiamo detto Neu, o Shin, dormire. Quindi, Neu è la lettura Kun, cioè in giapponese. Quindi, scriviamo Ne in Hiragana. Ne, tra parentesi, perché appunto è il verbo. E dopo, questo cade quando si deve coniugare nella forma. Questa forma piana, neu, quando si deve coniugare la forma media, insomma, la forma gentile diventa demas. Perché il vocale diventa demas. Invece, abbiamo detto, invece, nel caso, fa dormire, mi schiamo qua sotto. Prima ha scritto questo pezzo qua. Così, prima così, poi così. Così. Caso. Caso. Qua. Mentre qua forma cinese, quindi in katakana, Shin. Sono molte parole che si pronunciano Shin. Ecco qua. In katakana. Dove sono? Adesso mi fermo qua. Oggi siamo qua. Allora, chiudo qua. Andiamo qua. Si è chiuso. Togliamo un attimo così. Tolgo. Allora, andiamo a fine.
finita la trasmissione. Allora, però ci abbiamo finito, abbiamo fatto queste tre forme dei verbi, i cucù e su, forma particolare su, e poi abbiamo fatto un po' di calci. Allora, ci vediamo sabato prossimo, speriamo che riescano a giocare, qua sembra che oggi sembra che funzioni abbastanza bene, speriamo che si riesca a giocare sabato. Un po' i giochi appunto di vintage di Sega Master System, vediamo. Poi martedì prossimo riprendiamo a parlare di manga, ho duratori adesso, sì, ho trovato un duratore di cui parlare, non ve lo dico perché poi non sono sicuro, quindi metterò l'annuncio sempre sulla pagina Facebook la mattina, quindi di chi parlerò e se farò la live, perché insomma se c'è qualcosa che magari un contrattempo la posso fare, annuncio che non la posso fare, però non ci dovrebbero essere problemi, quindi la farò martedì prossimo, parlerò di kanji, parlerò di manga. E poi giovedì prossimo proseguiamo le lezioni giapponese, appunto come detto facciamo, iniziamo il verbo essere, la forma esistenza e forma identificazione, adesso non so se faccio solo con esistenza o tutte e due, devo vedere, ci sono poi tabelle da fare, quindi vediamo. E quindi niente, allora, spero queste live siano utili, tutte queste chiedi delle lezioni giapponese, quindi no, domani questa qui la ripubblico sul canale YouTube, quindi la trovate sul canale YouTube, però mi raccomando guardate anche qua su Twitch, insomma, adesso, visto che c'è qui sul canale Twitch, potete guardare che dopo 15 giorni qui scompare, però insomma se la guardate aumentano le visualizzazioni, è meglio anche per il canale, e se questo canale vi interessa appunto scrivete, basta, diventate follower, cliccate sul cuoricino, diventate follower, non costa niente, quindi. E se invece volete sostenere questo progetto che faccio, insomma per me è un lavoro, insomma, se volete contribuire a fare qualcosa, potete donare, ci sono i link, come adesso c'è anche sulla pagina, qui il link. E poi li trovate anche sui video che faccio, che pubblico domani su canale YouTube, sulla descrizione trovate tutti i link. E quindi facciamo crescere questo canale, se vi interessa, anche dite a qualcuno, insomma, se conoscete qualcuno che possa interessare, facciamo crescere questo canale. E per queste cose che faccio, poi proseguo, vorrei parlare anche di letteratura giapponese, ho detto anche di cinema giapponese, magari se vogliamo. Di musica no, perché qui su Twitch purtroppo, poi anche su YouTube non posso mettere base musicale, che so, mi demonetizzo, insomma, togli tutto, mi blocca tutte le cose, tutti i video mi blocca perché base musicale non si possono mettere, e poi con il copyright, il cinema non posso guardare perché faccio vedere magari delle immagini, delle fotografie, degli attori, insomma, cosa faccio vedere, degli registi, e fermo immagini, insomma, cioè, non c'è problema quello, basta che non faccio vedere i video interi, quindi. E poi vediamo, insomma, più là, insomma, vediamo. E niente, allora, ho detto, spero che il suo canale possa piacere, possa crescere e che piaccia sempre più persone. E allora, niente, allora, ci vediamo questa volta. Un saluto a tutti da Tokubike, alla prossima!